Ciao a tutti ragazzi, qui è Nick che vi parla, ben tornati sul mio canale. Ragazzi, oggi siamo qui di nuovo da soli. Ragazzi, io vi devo dire una cosa, vi ho mentito, Ila non tornerà più, ha deciso che il mondo di YouTube non fa per lei. Quindi niente, sarò solo io qua per voi, forse non le piacevano i video, forse non lo so, forse non le piaccio io, forse vuole uno YouTuber più famoso, non so. Ah, ma sei qui! Che cosa stai dicendo? Ciao a tutti ragazzi, quindi io sono Nick. Io sono Ila. Bentornati sul nostro canale. Come vi avevo promesso, Ila è tornata qui con noi e C'è un nuovo ospite. non ci sarà solo Ila, ma abbiamo anche un altro ospite. Lo facciamo Piccolo vedere? ospite, piccolo. Aiutatemi. Forse non lo vedete benissimo, ma è un geco. È un geco leopardino. Come si chiama quel geco leopardino? Diego, il piccolo Diego Su, lui. guardate, sto scappando. Sta scappando, sì. Eccolo. Aiutatemi. Questo piccolo amichetto ve lo faremo conoscere meglio in un video specifico, però adesso volevamo spoilervi il nostro piccolo amichetto. Oggi ragazzi siamo qui perché, come al nostro solito, andremo a sbustare delle carte dei... Pokémon. Ah, non dei Digimon? Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Non sarebbero male anche quelli di Yu-Gi-Oh! Comunque ragazzi, oggi introduciamo una piccola serie che durerà poche puntate. Aiutatemi. Sti cazzi. Partiamo dal principio. Oggi vorremmo aprire con voi questo piccolo gioiellino. Ve lo faccio vedere? Ve lo faccio vedere? E ve lo faccio vedere, sì, un bel box di Unbroken Bonds. Il suo English humor non la lascia mai. Di legami inossidabili. Ovviamente non apriremo tutto questo ben di un solo video, ma dilazioneremo i vari pacchetti in tante puntate. Queste puntate le chiameremo Road to Reshiram. Basta Reshiram? Ho sbagliato. Road to Reshizard. Vabbè. E Perché li chiameremo così, Ila? Perché? sono insieme in legami inossidabili. E vale troppi soldi, per quello noi la vogliamo. Perché devo trovarla. Quindi, ragazzi, in questi episodi cercheremo di trovare il nostro Reshizard di qualsiasi rarità. Quindi può essere GX normale, Full Art, Hyper sarebbe meglio. Vengo io. Bando alle ciance e iniziamo subito. Ah, una precisazione. Ogni episodio avrà 6 pacchetti. Eccoci qua. Questo è il nostro box, bello che gigantesco. È quasi un peccato aprirlo, però non abbiamo aperto per forza. Andiamo a tagliare questa piccola pellicola. Non voglio rovinare la scatola perché è bella. Allora, questo è il nostro box. Guardate che bello. Vi Bello. faccio vedere i vari lati. Vuole vedere anche lui? Ecco. Vuole Aiutatemi. vedere? Non mi sembra molto entusiasta del box. Allora, dietro abbiamo il nostro Reshiram e Charizard, e qua abbiamo Marchamp e Machamp. Ok, allora andiamo ad aprirlo subito. Ok, vediamo di non spaccarlo, per favore. Vado a metterlo in casa sua. Va bene, eccolo qua, completamente aperto, bellissimo, davvero spettacolare. Lo lasciamo qua e andiamo a prendere 6 bustine per questo episodio. Ovviamente andiamo a prendere in successione le prime che ci sono. Ok, questi sono 6 pacchetti, perfetto. Eccoli qua i nostri primi 6 pacchetti. Ila è tornata con una bottiglia d'acqua perché era molto assetata. Bevi, bevi. Allora, stai calma intanto. Allora, il primo pacchetto l'ha già preso Ila. Scegli gli altri, per favore. Sei pronta per il nostro Road to Reshizard? Proviamoci. Inizio, perfetto. Allora, iniziamo con Gardevoir e Silbally. Gli scompigli della maglietta. Ok, ce l'abbiamo fatta, credo. Olà. Perfetto, via il primo pacchetto. Sono davvero emozionato, ragazzi, perché
ci spero veramente di trovare questo Reaxizard del Capi. Allora, 4. Ok, andiamo col primo pacchetto. Vediamo cosa abbiamo trovato. Allora, Scatterfy, Flefairy, Ekans, Poliwag, Drowzee, Energia Oscurità, Tentacruel, Ultra Forest Cordillera, Duskstone, Seeking Holo. Reverse, abbiamo uno Sharpedo raro. Siamo già in deficit. Adesso andiamo a vedere Machamp e Machamp. Tu ci credi in questa sfida? No. Via il nostro codice. Tricheggiamo come al nostro solito. 34. Ok. Croaky, Aron, Seal, Bellsprout, Gastly, Energia Folletto, Togastrap, Dust Island. Questo non lo riesco a pronunciare. Piukumuku. Piukumuku, Rayorn, Holo Reverse e Marowak. Raro, comune. Non raro reverse. O comune? Cioè, a me piace sostituiamo dire, questa situazione. A me piace dire raro, comune, reverse. Adesso andiamo con Lucario e Melmetal. Nonostante il mio dito buco, riesco ad aprire i pacchetti in modo egregio. Caldo fao. Madonna, che caldo. Ostia! Brillava un casino, ho visto un pezzo. È una full art. Non è possibile. Peccapi. Ma sei sempre paraculato, Ma siamo al terzo pacchetto. Dai, non può essere già così. Allora, abbiamo un Darumaka. Grazie. Un Caterpie. Un Cottoni. Un Ekans. Un Carvagno. Energia metallo. Power Plant. Charjabug, bruttissimo. Sì. Torraket. Cotton. Holo Reverse. Abbiamo subito così, boom! Un Dedenne GX Full Art. E so che questa carta vale qualcosina. Mi pare che valga sui 25 euro. Mica male. Bello, bello. Bellissimo. Ho dimenticato le Blitz. Grazie. Guardate che bello. Dedenne GX Full Art. Con Static Shock, Shock da 50 e Tingling Return GX, che poi è sempre 50. Ok, tocca a Dila adesso, vediamo un po'. Attenzione, chi è che prendo? Ah, Marchamp e Marshall. Composi i nomi, perfetto. Fino. Non sento niente. Allora, abbiamo un Growlite, Cubone, Riolu, Porygon, Inkay, Energia Folletto di nuovo, Tyrogue, bellissimo, porto una seconda idea, Epini, Metalcore Barrier, Litten Holo Reverse. Ostia, cos'è? Al quarto, al terzo, cos'è? Al quarto pacchetto dei DNGX Hyper, oh mio Dio! La nostra prima Hyper! Ma guarda, mi hai trovato dei DNGX Full Art e poi Hyper, ma non ci posso credere! La nostra prima Hyper, assoluto! Cioè, ma siamo al primo episodio, però io volevo recitare. Ma ci accontentiamo, figa! Figa? Chi ha? Gli stessi, no, sì. Gli stessi attacchi. The Charge? Static Shock da 50 e Tingly Return GX wow. Da 50. Bellissima, mai vista una Hyper davvero, insomma. Fa strano. Che miseria. Speriamo che esca almeno un Reshizard, non so, GX normale, va bene. Ora andiamo col penultimo pacchetto dell'episodio. Io sono ancora scioccato. Sì, esterrefatto. Sono esterrefatto e scioccato. Mi sono quasi cagato addosso. Quindi... Allora. Fatto il trick, ho aperto il pacchetto di Machamp, scusatemi ma non ho connetto molto in questo momento. Allora abbiamo trovato un Pikachu, un Grubbin, Gastly, Gligar, Spritz, Spritz, energia terra, lotta, non so, Outer, Little Surge Strategy, Electromagnetic Radar, Ultra Forest Carnet Void. Allora adesso abbiamo un Blacephalon ultra creatura. Normale, raro, ultra creatura. Difficile.
difficile questa cosa. Difficile? Ma tu ti rendi conto che in 6 pacchetti una hyper e una full art? Cioè, ma quando ci ricapita? Tu ti rendi conto che noi abbiamo aperto un sacco di pacchetti e non abbiamo mai trovato un cazzo? Allora, abbiamo soltanto box, compriamo. Cosa c'è? No, ma non fare quella cosa. No, giuro. Ostia, ma io mi ho il coltello adesso. Adesso basta. Ok, vai. Sei calmo. Jigglypuff, Krabby, Riolu, Espur, Porygon, Energia Fuoco. Faticoso questo lavoro, lo so. Devolution Spray Z, Togetic, Kogastrap, Meow Holo Reverse e... Abbiamo... Cosa ho sentito? No, non c'è niente, c'è la Dugtrio. Niente ragazzi, questo primo episodio di Road to Reshizard finisce qui. Direi che abbiamo iniziato col botto assoluto. Non mi aspettavo di iniziare così bene subito. Infatti abbiamo trovato un Dead Energy X Full Up e un Dead Energy X Hyper. Non ci si rendiamo conto. La nostra prima Hyper è stata un Dead Energy. Quindi ragazzi, concludiamo con l'episodio. Vi invitiamo a lasciare un bel like se vi piace questa mini serie. Se vi è piaciuta la comparsa del nostro amico Diego, e se vi piace il ritorno di Ila, passate dai nostri social. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao. Giù, c'è sì o no? Sì, ci vediamo. Ok, perfetto. Ciao. Ciao.